notare. dico Ma che va bene. Rick, in confronto a Urgot con la Calvest, dico che va bene. vabbè, sì. Va bene così. Che sabore è? Pick randomici. E non si può usare il flash. E niente così. Pubblicità, prima che starti il game. Così non vi dà fastidio dopo. Siete felici? Spero di sì. Dai, forza e coraggio, caricate ragazzi. Vogliamo godere. Eccoci qua. Fammi un attimo rimettere il legacy cursor. A me il dito piace troppo, Mario. Non voglio staccarmi dal mio dito di Davvero, a me LOL. piace tanto quello nuovo. Non è brutto, però c'è cioè, il dito mi dà qualcosa di... E lo so che sono le Sono... fisse. Sono affezionato, capito? Sono affezionato. Ok, dunque, vediamo subito gli item, facciamoci già due risate. Allora, Xin e va giungla. Top... attenzione, mondo con la Doran's Blade. Hai visto, Mauri? Non c'ha del... Lo Aspetta. start non c'ha deluso. Aspetta, sto per vedere gli oggetti. Lo ho, sì. Ci È sei? vero. Coraggioso, devo dire. Bravo, ragazzo. Bravo. Adesso... Penso vada a DC. Aspetta, jungler. Esatto, va a DC. Ok. Quindi top Oddio, Yorick, no, c'è cioè la chat a ok. scampia qua dietro, what the fuck. Ok. C'erano veramente delle cose assurde. Perché Nami Mid, tutti ma non Lulu Nami? mid, va bene. Esatto, Poppy jungle e Lulu mid, capito la E l'altro logica. mid chi è? Il team blu Malphite, non sa, a quanto Malphite. pare. È Malphite l'hanno Malphite, è appena pingato. Malphite. Sì. Ok, dunque, devo dire che i team non sono nemmeno... Allora, a parte... Il Nunu mid e il mondo ADC e il resto. Ma il resto è E tutto io avrei messo, normale. sinceramente, Mundo top e Urgot AD Carry a sto punto. È l'unico ranged che avete. Sì, è vero. E soprattutto avrei messo Poppy mid e Nunu giungla. Però va Sì, bene anche Nunu quello. mid O no. anche Nami mid si poteva Sì, fare. Nami mid a sto punto. Volevi stare un po' safe. E Poppy support. Però sai com'è. Però dai, io confio. Considerando che contro c'è Malphite, in realtà va bene anche Nunu mid. Tutto sommato. Vabbè. Vediamo. Comunque, Mauri, c'è da dire che. Cioè, sembrano dei veri team. A parte c'è Malphite in uno mid. E Mundo ADC, ma tutto il resto sono dei pick normalissimi. Thresh ranged. Sì, sono Potevamo pick fare normali Thresh come ADC, skill, sì. Mauri. Thresh ADC, non ci abbiamo È pensato. vero, Potevamo era fare un Thresh pick ADC. semplice, è vero. È un pick semplice ed efficace. Soprattutto molto forte. York mid, vabbè, fosse stato per me avrei giocato York mid full AP ovviamente, quello è scontato. Quello è scontato. Vabbè. Comunque detto questo, nel frattempo sponsorizziamo lo stream, ragazzi. Lo stream è gentilmente offerto da coloro che subbano. Subbate anche voi con Amazon Prime, ragazzi, se volete sostenere il canale e far sì che le stream continuino a regnare nella mia vita. E anche nella Quanto vostra. cringe, Mamma, non sapevo cosa dire. Cioè, senti. Non, non me, non, è un qualsiasi cosa pure di dire qualcosa. Cioè, hai capito, no? La tecnica. Rick. No, ho visto anche la grafica. Ah, la gra. Ah, per quello dice. È un po' La tutto. grafica è bellissima. Mari, non me la contestare. È No, va stupenda. bene, va bene. Belle FMed, grazie mille, bro, del sub. Benvenuto a Felix Army. Un altro supporter dello stream. Ricordiamoci. Vuoi supportare il canale? Ah, guarda lì. Clicca sul tasto abbonati. Potete farlo gratis con Amazon Prime. È bellissimo. Ho visto che sono aggressivi in bot i team red. Bravi, bravi. Possono, perché ovviamente non hanno un range di Brava, nemici, a parte Thresh, che però è support. come no? Le asce di mondo sono Top. ranged. Prima non lo sto usando. Quello è un altro discorso. Ma E le ha in top vedo sbloccate. anche Ah, che sì. Urgot sta battendo parecchio quel povero Yorick. Normale. Io non farei quella cosa sui minion, Ok. infatti. Tra Perfetto. Ottimo. Chi è più l'altro non hanno forte? Lia al bot dei team blu, non so perché. Hanno due Ignite. Tra me e Mauri è difficile constatare chi sia più forte, perché non c'è un metro di misura uguale per me e per lui. Lui sa giocare solo un champ, io so giocare soltanto champ, non, diciamo, inusuali. Quindi Sì. non c'è proprio un vero metro di misura. Se usiamo l'elo, lì mi dispiace, Se usiamo Rick. l'elo, Però c'è ok. anche da dire che è questione che tu giochi pochissimo ranked. C'è anche da dire che io il Diamond l'ho fatto in un mese e mezzo dal Gold. È vero. E tu dopo aver quasi fatto il Diamond 2 sei tornato in D5 quando io ero ancora D5.
Quindi, è vero, anche praticamente hai fatto tanta strada per nulla. Tanto il top, l'engage. È Urgot rischia. Ah, si sente a mancanza. Esatto. Bello che giusto alla fine del fight. Esatto. Esatto. Ma stranamente non un mid. Sta funzionando, vedo. Esatto. Magari un po' meno con la farm, ma... Vabbè. Comunque Malphite, il Dorsring mi piace molto. Bei danni di Varus. Assolutamente ottimo. Malphite ha preso la cometa, si vede che è un mio fan, bravo ragazzo. Non mi piace... Allora, fammi vedere Malphite cosa ha preso. Ok, c'ho anche il mana flow, bravissimo. Botte, sangue. C'eri molto lontano, l'avrebbero killato. Ma l'avrebbero killato. È perché voleva stunarlo al muro, però non era in range. Ho capito cosa voleva fare, non l'ha fatto a cazzo, però non poteva funzionare. Ma l'ha fatto male. Esatto, considerando che non c'è il flash, a questo punto l'avreste killato 100%. Nunu full AP in jungle, io il Predator, perché alla fine si tratta tutto di tirare la W, perché è l'unica spell che fa danno oltre alla ulti, le altre sono un po' meh. La W veramente one shot, però è molto difficile da prendere, per quello che... Ieri Mario ha fatto una bellissima duo con Peppe Tegame. Mm-hmm. Abbiamo giocato il classico Ryzen 1 bot. Classico poi per modo di dire. Sì, ok. Ma non come, non come pensi te. Abbiamo fatto... Cioè, c'è stata una tecnica bellissima. Io ho preso il Flash e il Ghost. Ok. Mm-hmm. Io con uno ultavo nel cespuglio. Lui ultava contro un nemico. Poi faceva Flash Ghost tutto per ritarlo e per snirarlo in W. E poi arrivavo io dalla ulti e dalla sua ulti e lo faccio esplodere. Cioè, okay. Probabilmente una clip bellissima. E poi me li teneva anche fermo per l'OPV, perché comunque eravamo, non mi ricordo, per la palla di neve. Sì, esatto, perché la palla di neve è veramente impossibile. Cioè basta semplicemente anche un flash per doggiare la palla di neve, ed è l'unico danno in un OPV. Era un gank quello? No, non sembrerebbe. Vecchio di paese è morto, non so esattamente, sì. Non ha usato la lanterna. Forse ci guadagna in una kill, neanche. No, nemmeno quella. È andato molto male. Ci hanno guadagnato molto un fallimento assoluto. Bravi ragazzi. Urgot con, oddio, la clap, la clock of agility. Guardalo. What? Lì. Il 20% critico. No, amico mio, tu non sai cosa stai facendo. E infatti già sta perdendo terreno, già perde CS. Quindi stava vincendo, adesso sta succhiando tanto. Esatto, perché ha un item di merda. Vuole farsi la... Mauri, com'è che si chiama? Vuole farsi la Essence River. Ho capito, ma non parti da quell'oggetto se vuoi farlo. Bella Kalu, no, infatti. Però dice, vabbè, c'aveva quei soldi. Costa tanto, lo compro subito. Esatto. Doveva startare con il cooldown reduction, il Warhammer. Sarebbe stato un ottimo item, non quello. Che poi non so nemmeno come funzioni il crit della W. Può crittare, immagino, per scontato. Non lo so, perché altrimenti è un fallimento totale. Non è detto che possa crittare, aspetta. Non è detto. Controllo intanto. Vai, Mario, controlla. Tanto vediamo, Varus sta andando ovviamente di Guinsoo, anche se contro Mundo sarei saltato di Botrak personalmente, però ok. Poi abbiamo la Clock of Agility top, che è un po' inguardabile, ma apprezzo lo sforzo, apprezzo l'originalità. E vedo che Bot hanno optato per il doppio getto da support, bravi ragazzi, molto bravi, però c'è un piccolo problema. Mundo ha venduto la Doran's Blade, per quale motivo? La metti idea sulla build. Sì, ma non vendi la... Nel dubbio la vendi. Nel dubbio la vendi. Ok, perfetto. No, comunque, non lo fare mai. Leggo un attimo dalla wiki. Parte importante della W di Urgot. Esatto. Poppy, per favore, accogli lo Poppy. Gli attacchi fanno danno modificato. Visto che non è il danno normale. Spero che Poppy sia crashata, altrimenti non ha veramente scuse. Succede? Cioè, Mauri, ti sei perso una scena che non so come descrivertela. Vabbè. C'era Poppy che fightava contro il blu e c'aveva la passiva di fianco, c'era tirato l'hit, c'era lo scudino di fianco e non lo raccoglieva e stava fightando senza vita ed è morta dal blu. E c'è morto, ok, va bene. Ok, mi sembra crashato, infatti vedo che non si muove dalla base, perché okay, altrimenti comunque... era veramente una bronzata pazzesca. Dicevo, fino a un minimo di 50 danni contro i minion, con solo 33.3% danno un hit e non può fare danno critico. Ah, quindi è l'oggetto peggiore che potesse mai farsi. Urgot. Esattamente. Ottimo. Ah, si è frizzato il game, ci scrive in chat, ok. Mi pareva strano, infatti. Mi pareva strano, l'ho intuito subito perché dico, dai. Attenzione! L'engage in mid.
E Teo, adesso siamo in questo subwar, appena finisce è lì che riaprirà il... Esattamente. Il poll, non so come chiamarlo, il raffle. Il giveaway, sì. Il giveaway per entrare, insomma, tu metterai l'emote che lui ti dirà e estrarrà 10 persone. Mauri, ho notato adesso che Thresh e Mundo si sono dati il cambio, adesso è Thresh che farm. Mi sono reso conto. È vero. È un dire che non ho sentito di che si fa critico adesso. Adesso. È quello veramente, cioè. Oddio, dovremmo stare zitti. Vabbè, che guarda, vediamo cosa ci fa. Malfa anche male. La... Beh, startare di Berserker magari no, però vabbè. Ok, c'erano effettivamente cose migliori. Tu con cosa starteresti? Tu faresti prima lo static o Rapid Fire Cannon su Thresh? Static. Static, perché sennò sei inutile per troppo tempo. Almeno con static hai quel po' di danno in più con la passiva. Sì. Anche delle... Io quando c'era ancora lo Storm Razor, quello buono, non quello merdoso. Attenzione, come la sai steppato qua? Sai steppato. Tanto Urgot è praticamente diventato un minion che cammina. Perfetto. Ma anche se sei sfigata in questo momento, se riesci puoi uscire ovviamente. Cioè puoi giocare. Sì. Però la regola è, se esci come sfigata un'altra volta, automaticamente negativo per negativo diventa positivo, quindi se esci come sfigata di nuovo, avrai praticamente il posto prenotato per passare a Subway. Capito? Hanno fatto uno scambio a barre bot, un po' brutto da vedere. Sto ancora pensando il perché del grasp su Varus, ma non mi capacito del motivo. No, ha sbagliato le rune, ovvio. Oh, intanto si lamenta. Pum, avevo sbattuto in testa. Esatto. Attenzione, ci saluta anche Xin. Anche se voglio lo sbattuto invece in no. Testa. Invece no. Comunque, vedi, Nami si lamentava e sta 3-0, ha rubato tutte le kill dalla DC. Brava, Nami. Brava. Cos'era quella ulti? Visto... Oddio, che fight. Cosa si sta maxando un 1? La Q... Un po' tutto, oh Gesù. Un po' tutto. Vali, per favore, scegli di una spell. Ti consiglio io, Vali. No, vabbè, ormai è stata giornata. Maxa solo la Q. Maxa la Q, che ti aiuta molto. Con un sacco di sustain e malfight, così visto che ti pocca spam, ti cuori di più. No, non farti tu. Oddio. Oh mio Dio. Ma forse non ha mai giocato Nuno. Mi sa. Un altro tuono? Facciamo il tempo? Sì, ragazzi, per quanto riguarda il ban di Paolo, finché non... Cioè, io non ho ancora sentito nulla da lui, quindi ragazzi, non... nessuno sa niente. E allora niente. Forse neanche lui intanto... sa. Esatto, no, lui lo sa, ovviamente. Attenzione, intanto... Ok, bello, ottimo, bellissimo, ottimo stopwatch. Sono emozionato. Mi darebbe la vita, però... Esatto. Ma hai appena buttato lo stopwatch, quindi meriti solo i flame. Sì, guarda, è diventato... Vecchi di paese è diventata l'ADC. Tutti gli effetti. Ottimo. Anzi, si scambiano un po' il farm, come puoi vedere. Così a sfruttare anche entrambi gli oggetti. Oddio, Mauri. Guarda, vecchi. Vabbè. Guarda, Thresh, cosa sei buildato? 200 IQ. 200 Oddio. IQ. Ragazzi, l'executioner culling. Un attimo che metto. Thresh alla DC. L'executioner culling per togliere le cure di danni. Oh mio Dio, che si fa già redemption. C'è mal tempo. C'è mal tempo? Dove? No, in dialetto veneto. Ah. Allora, Girus, Amazon dice, cioè, fino a ieri mi diceva il termine massimo, quindi venerdì 22 marzo, quello della settimana prossima. Oggi si è aggiornato da stamattina e mi dice arriverà martedì, proprio con certezza c'è scritto arriverà martedì, però non me l'hanno ancora spedita. Ma se Amazon ti dice che arriva martedì, cioè non esiste che, che Amazon sbagli. Esatto. Ne mandano due, se no. Esatto. Due calci nel culo ti mandano. Comunque... Sto cercando di capire cosa sta facendo Nuno. Sta andando a P anche Nuno. Cioè, mi sembra che si voglia. A parte le scarpe, sembra che si stia facendo il. Rodophages. Con AP no. E mano. No, si sta facendo il Lost Chapter lì, il capitolo perduto. Ah, è vero, sì. Sì, perché non si fa con il tomo. E niente. Occhio. Brava vecchia di paese, ottima idea. 0-4, sta un po' intanto. In grasp, Varus fai danni. 1-1 top, attenzione. No, vabbè, io. Si è incastrato su se stesso. Yorick è troppo forte il matchamp. Oh, ma la botta di Red. Cos'era quello Q? Era peggio della mia ulti ieri. No, cos'era? L'altro che ieri fastidio la cam. Volete che mi tolga, ragazzi? Non è un problema. Ciao. Bellissima quella ulti che l'ha one shottato. Anche ecco se ha pochissima vita. Secondo voi è meglio. Aspetta, no, domanda seria. Secondo voi com'è senza la mia facecam? No, perché senza? Non lo so, perché dicono che va fastidio la scala. E poi in genere, ma i caster non si fanno mai vedere durante la partita. Di merda, è la mia faccia. Vabbè, ma scusa, è una...
No, no, metti la tua faccia lì. Va bene, la mia faccia. No, ragazzi, non va sopra nulla, vedete? Sì, magari taglia questo quest'angolino qua, però. Cioè, dovrei mettermi. Madonna, che problemi si fanno. Dovrei mettermi più piccolo per per quell'angolino. Intanto... 3v3 bot è esploso. Anzi, 4v3. 4v3. Niente. Chi la sta carriando? Sta carriando Nami. Nami e Varo stanno carriando qua. Ma avevi ragione tu, Rick. Io dicevo che team blu avrebbe vinto, e invece... cioè, però... c'è da dire che... tu. Varus comunque a parte sta facendo che, tanto. Varus fa tanto, a parte che trash per il car vecchio di paese è un po'. Sì, col fatto che hanno avuto la build a metà strada. Esattamente. Esattamente. Comunque. Prendi i primi item, devi un attimo scalare. Tanto il mondo con i mobility. Signor Dux, no, vorrei streamare. Non, l'unica volta che dico streammo quel giorno, muore la scheda video. Non so, sarà una maledizione, io non lo so, però. Secondo me sì, non posso farci niente. Così non fa nemmeno video nulla proprio. Non posso fare nulla, voglio fare video, ero tutto pronto. Mi ero fatto una specie di scaletta, proprio ero pronto e adesso niente. Mauro dice che lo triggera. Lo trigger che copre un angolino della codia. Quei pixel degli item. Allora, vedi il frame della cornice qua, quello tipo arancione degli item a destra dei trinket. Ma cioè, quello è così perché quando sei in game la codia è diversa. Sì, esatto, normalmente non copre. Inevitabile, nulla, cioè, o fai un'altra scena. E quindi dovrei cambiare, cioè dovrei rimpicciolire il pelo in modo da far vedere questa cornice arancione qua. Ho preso una RTX 2060. Grande Patex. Grazie mille Patex, Dere Sub, carissimo, e bentornato a Freaks Army. Un altro che sponsorizza la live. Vuoi supportare il canale? Abbonati anche tu, gratis con Amazon Prime. E intanto le engage. Signori bordello, Varus esplode, trash pure. Tutti su Poppy. Qui il team blu mi sa che recupera. Attenzione, scappa Poppy, scappa. Cioè, mondo con i mobili. No. Exi nella penna nella schiena, GG. Tanto top Urgot. Urgot è incastrato, non so cosa fare. Devi attaccare la cage. Rip. Ingabbiato Urgot. Comunque, ma rispetto ancora al lotto su Tetris, su Telegram. No, mi dispiace, queste cose io non le faccio. Cosa? Devi inviare il cazzo, Mauri, per caso. Al massimo sì, invio quello. Quell'altra cosa che hanno scritto. Inizia a parlare con Fieric, poi campi, inizia a parlare in dialetto veneto. Ma io non parlo in dialetto veneto con una persona che non parla in dialetto veneto. Sono allora, con i miei bro. Ma riparliamo della partita, guarda cosa sta succedendo. E io rispondo alla chat. Guarda, molto tu, Rick. Ho capito, ma scrivo merdate, per quello non la leggo. Guarda cosa sta succedendo, guarda Nami 405. Nami troppo forte, lei era il top e nessuno lo ferma. Cosa? Come è morto con l'Herald? Ho ucciso l'Herald. Torni dietro un attimo perché non ho visto, aspetta. Non guarda la live. Raga, com'è morto Mundo? Qualcuno ha visto? Torni dietro un attimo. Cioè, Mundo, com'è morto Mundo da Yorick? Ah, stava facendo i lupi ed era con tipo 300 HP. Ah. E io a Yorick gli ho fatto la Q, pum, morto. Ah. Ok. Non stavo proprio guardando. Perché dico, leggi la chat! Quante storie. Comunque. E il team red domina, però il team blu. Il 3-0-6 visto adesso. Ma guarda cosa si è buildato Urgot. Si è buildato. Oh no. Peggio oh ancora. No. L'essence river avrebbe avuto un senso perché, sai, ti dava anche il cooldown. Sì. Quindi, insomma, quel 20% di cooldown fa come Urgot. L'Infinity First Titan non proprio non lo trovo. Non così lo proprio trovo. No. Bella Critch. Pacca dice che secondo lei vince la squadra, il team red. No, il video con la pistola del nonno non l'ho trovato e ora me l'hai fatto ricordare e sono di nuovo triste. Mauri, purtroppo ci sono cose che vanno e vengono, cioè, basta. Non si può fare nulla. L'unica è ritrovare... Oh, attenzione, Xin! Scammato. E niente. L'unica è ritrovare il tizio che l'ha fatto e dirgli di rifare il video. Ce l'avrà in qualche archivio, dai. Da qualche parte. Spero per lui. Quando lo incontrerò quel giorno. Comunque Nunu ha 52 di farm. Ottimo. In quanto a farm, la top è perfettamente in Nunu sincro. Stai tankando la torre, Nunu. Giugla, oddio, ecco. Pugno, ecco fatto, ottimo. Si salva? Oddio, Mauri. E Urgot fa la kill con l'Infinity.
ha fatto più danni la torre di Urgot, però. Ecco, ecco. Mamma oddio. GG vecchio con di Infinity, attenzione. La torre, vai Urgot, vai. La torre a fare i danni. Eh sì. Vai Urgot, vai. Vai, 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 vai. Ecco, tutti tranne che Nami, vai. Ma, attenzione, Xin non fa danni. Xin sta morendo dagli schiaffi. Mamma, Xin è morto senza che Urgot senza che Udyr Yorick l'attaccasse. Incredibile. Yorick fa il sindaco della situazione. Sì, sì, guarda con lo Zezro. Guarda lì che casino, Albus. Ma che è? Beh, comunque Yorick è troppo forte come champ. Il tema del game è stato tutti random, esatto. E nessun flash. Esatto. Yorick con quella runa di merda. Proprio così. Get schiaved. Abbonamento con Amazon Prime non puoi estenderlo. Devi non farlo puoi estenderlo. Devi farlo tutte le volte che scade. Ogni mese lo fai, clicchi su e... Riabbon. Ok. Sì, Eterno, esattamente. Hai capito tutto quanto. Mundo ha buttato nel cesso lo stopwatch. Tanto abbiamo già capito che non serve. Ho sentito mentre tabavo il ding. Eh sì. Se l'è ripreso. La vecchia, signori. La vecchia. Comunque. Sarà 0-7, ma il Red se lo prende. Esatto. Così per regalarlo poi agli avversari tra poco. Esattamente. Così lo dà chi vuole. Ok. L'uno continua ad avere 52 di farm. It's ok. Comunque, c'è da dire che Yorick lo nerfan di continuo è sempre forte. Cioè, qualsiasi nerf gli facciano non basta. È davvero molto. Ok. Sin sparisce. Sparisce pure Mundo. Niente. Spazzati via tutti. Sì, se ne sbattati da dritto. Guarda, guarda, guarda. Spazzati via Spark. Non fermarti. Bravo, continua. Così. Vai. Tra un po' lo prendi. No, devi andare avanti a sto punto. Mancava poco. Non ha avuto le palle. Non l'avrebbe mai preso comunque perché c'ha lo static. Però ci credevamo tutti. Mori, com'è pure che si fa a mettere quello zoom gigante che usano gli LCS? Devi aprire lo spectating da un altro programma, vero? Eh sì, e loro possono perché noi non potremmo farlo in live. Ah no? Loro possono, okay. Perché sono sul loro server che ha le cose modificate. Ah ok, ma io sapevo che c'era. Vabbè, non importa. Sì, c'è il camera suite, quello di Skin. Ah, ok. Ma appunto non si può usare in live. Un game che sta atto in teoria. Cioè, poi io non posso farlo vedere in live perché non è una cosa nostra. Poi però. Non so come spiegarlo. Vabbè. Comunque. Peccato perché sarebbe figo. Cioè, so, faremo vedere però... un po' più di cose. Ma sei sicuro che non si possa far vedere in live? Ok. Se Mauri ne è sicuro, ragazzi, noi ci fidiamo. Comunque, nel frattempo... Comunque ce l'ho qua installato, solito lo apro io subito, vi dico se si può. In che senso ci dici se si può? Lo testo io adesso. No, ma che funzioni, ok, ma io dico non si può farlo vedere in live, è quello che intendi. Beh. Ti dico, aspetta. Boh. Comunque. Te lo ritrovo. Vabbè, nel frattempo... Ma sul portatile, è vero, non ce l'ho qui. Unlucky. Non ti ricordo di essere sul portatile e non sul fisso. Lo so. Comunque niente, è caporetto, Mauri. È il caporetto, sta partita. Sì, sto vedendo. Spazzati intanto, via uno dopo l'altro. Malfight è dorato. Malfight è dorato, assistiamo. Sparisce. Oh, riende scherzando... così, Urgot... E quello messo meglio. Sì, non... Meno. Cioè, c'è una build che è inguardabile. Però... Essere. Dobbiamo spiegare due cosette a Urgot adesso. Dopo glielo diciamo che non funziona. Oh, che cazzo. Oh, Comunque, i migliori del Team Red sono Yorick e Nami, devo dire. Nami è bravissima, bravo Vento, molto bravo. Vento si è lamentato che non voleva Nami, non so per quale motivo. Però apparentemente ha funzionato. Forse perché erano contro il Mood Trash? Niente. Signori, il game è finito. È stato un Yorick po' caporetto. Attenzione! Matte Fire triplo 5. Niente, triplo 5 non ha funzionato. GG Nunu carried 58 CS. Avevi quasi il farm del support avversario. Cosa sto guardando? Cos'è? Oddio! L'ho visto anch'io. Cosa sto guardando? Il morbo di Parkinson gli è venuto. Perfetto. Vediamo i dettagli. Ottimo. Ottimo grafico dei danni, ragazzi. A me non me li carica. Sembra le montagne russe.